Adoravo questo disco. Mi ha accompagnato per tutto il liceo. È stata la colonna sonora della nostra adolescenza. Sentite, io devo lavorare. Eri coautore delle canzoni. Ma non hai mai più scritto dopo che Roy è morto. Come mai? È semplice, ho perso l'ispirazione. O perché non le avevi mai scritte? Tu e Roy eravate amici d'infanzia e lui aveva aggiunto il tuo nome per farti incassare il 50% delle royalty. Filava tutto liscio finché non è arrivata Aubrey. E Roy si è stancato di quella vita. Voleva smettere con i tour, vero? Voleva sistemarsi, sposarsi. Ma questo era un problema per te. Perciò dovevi fargli cambiare idea. Così hai ucciso la donna che amava iniettandole un'overdose. Roy era fuori di testa. Ma l'hai uccisa. Rischiava la carriera. Le hai infilato un ago nel braccio e l'hai lasciata sul pavimento del bagno. Ho fatto quello che dovevo fare. Non dirò niente di più. Hai già detto abbastanza. Hai registrato, Doug? Ogni parola. Tanti anni sei convinto di sapere qual è la verità. E poi scopri che sono tutte bugie. Non tutte, però. Ehi, Roy, ho promesso di tenere il segreto, ma se cambi idea mi fai una telefonata? Certo. Sì? Sì. Grazie. E adesso? Che cosa farai? Non lo so. Mi sembra uno spreco di energia cercare di tornare sotto i riflettori. E poi credo di conoscere una persona che se la può cavare meglio.